A tutti buonasera, buonasera dal TG Prato, addio vecchio ospedale, in arrivo un grande parco alle porte del centro storico, sentite. Un grande parco cittadino, 3 ettari a verde che diventeranno una nuova porta d'ingresso al centro storico e che faranno della Prato di oggi la Prato del futuro. La variante urbanistica per il parco del vecchio ospedale Misericordia e Dolce, licenziata dal Consiglio Comunale, dà il via a una grande scommessa, forse la più grande mai giocata dalla città. L'idea di poter riacquisire e poter decidere sull'area del vecchio ospedale, quindi con una possibilità di riqualificare l'ingresso nuovo al centro storico. E lì c'è, ricordo, il piazzale Ebens, quindi un grande parcheggio, e lì di fronte, proprio dietro piazza del Cicognini, un'area enorme da rimettere a sistema, progettare qualcosa di bello, progettare un parco urbano come nelle grandi città europee, coinvolgere i cittadini, coinvolgere i grandi architetti, i grandi cervelli più brillanti, per far sì che Prato affronti e vinca una sfida che la propone come modello davvero per il futuro. L'area abbraccia la circonferenza che va dal giardino di Sant'Orsola al Cicognini e che contiene quella che fino a 2 anni fa è stata la zona ospedaliera. Un'operazione complessa che comincerà con la demolizione del vecchio nosocomio. Il costo, circa 5 milioni, è a carico della ASL che sta ultimando il bando europeo. Per dare un'idea della dimensione dell'intervento, le ruspe dovranno spazzare via l'equivalente di 400 appartamenti. Andiamo a demolire circa 160.000 metri cubi di edifici che in questo momento insistono in un'area del centro storico. Al massimo potranno essere costruiti circa 40.000 metri cubi tra funzioni private e funzioni pubbliche. Quindi siamo in un bilancio che dal punto di vista ambientale è clamorosamente positivo. Salvo intoppi, l'area dovrebbe essere completamente liberata tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Consegnata al comune, che per allora avrà già le idee chiare sulla realizzazione del parco urbano che si estenderà su 32.000 metri quadrati che sono già stati acquistati dalla ASL per 12 milioni, 7 li ha messi l'amministrazione comunale e 5 la provincia. Ci saranno attività, attrezzature che lo devono in qualche modo far funzionare tutto l'arco della giornata, quindi noi ci stiamo immaginando non solo un parco, ma un parco che è poroso, cioè che è collegato in modo organico e assoluto con la città. L'ASL ha la possibilità di realizzare in un piccolo pezzo un intervento al massimo di 9.000 metri quadrati, nell'ambito del quale potrà realizzare un mix di funzioni. Questo è quello che è stato posto come condizione nella variante che è stata approvata, che possono andare dal commerciale al direzionale, ai servizi e al residenziale. In previsione dell'autopsia di Mirko Reali, il ragazzo di 19 anni di Prato morto dopo un tuffo nel lago di Bilancino, mercoledì scorso la Procura della Repubblica sta predisponendo avvisi di garanzia per alcuni indagati dopo aver aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli indagati potranno nominare propri consulenti medico-legali che potranno partecipare all'autopsia che si terrà la prossima settimana all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. Intanto i carabinieri hanno completato la raccolta delle testimonianze di chi era presente nello stabilimento lagunare davanti al quale è stato trovato morto Mirko Reali. Ancora la cronaca, una rapina alle poste di Chiesa Nuova e poi un ladro arrestato all'uscita da una chiesa. Sentite Giulia Raffanelli. Ancora un assalto a mano armata agli uffici postali pratesi. Nel pomeriggio di ieri è toccato alle poste di via Garigliano a Chiesa Nuova. Due banditi armati di coltello e pistola sono entrati nell'ufficio e, minacciando i dipendenti, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 500 euro. Sul posto è intervenuta la polizia che, tramite le testimonianze di alcuni clienti presenti al momento della rapina, ha cercato di ricostruire l'accaduto. I banditi pare siano fuggiti su uno scooter che li aspettava a poca distanza. Per mettere a segno il colpo si erano coperti i volti con caschi integrali di colore scuro da motociclista. Una ricostruzione che parrebbe essere confermata dal ritrovamento in serata dei guanti, di uno dei caschi, dello scooter e della pistola. Solo lunedì scorso due banditi con lo stesso modus operandi erano riusciti a rapinare le poste di Viale Fratelli Cervi a Santa Lucia. È stato un testimone a dare l'allarme al 112, insospettito da quell'uomo visto uscire dalla chiesa di San Domenico con in mano l'inginocchiatoio per le preghiere. È accaduto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, un ventenne moldavo residente a Pistoia, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai carabinieri di Montemurlo e da Nucleo Radiomobile mentre cercava di scassinare la cassetta delle offerte insieme a due complici. Arrestato questa mattina per il moldavo, si è tenuto il processo per direttissima. Il giudice ha concesso i termini a difesa, disponendo l'immediata scarcerazione in attesa della prossima udienza, il 15 settembre. L'inginocchiatoio è stato restituito al parroco di San Domenico insieme alla cassetta con le offerte dei fedeli. Sigilli in un ristorante cinese in via Pistoiese, lo scenario è che gli uomini dell'unità della polizia commerciale amministrativa e anticontrattuale
contraffazione dei carabinieri del NAS si sono trovati di fronte era questo: cattivo odore, pavimento unto, alimenti appoggiati ovunque, anche per terra. Sospesa immediatamente l'attività imprenditoriale, il titolare è stato condannato a pagare 8.000 euro di sanzioni amministrative, sempre nella Senato.